Buongiorno, benvenuti a tutti voi al nuovo appuntamento con 7 News, il settimanale che vi informa sugli eventi principali della settimana appena trascorsa. In studio con me Marika De Angelis, buongiorno Marika. Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Naturalmente cominciamo con l'informazione di lunedì. Sono stati più di un migliaio i lavoratori che a Pomigliano hanno partecipato al corteo partito dalla Rotonda Alfa Romeo e conclusosi al Comune. Alla base della protesta ci sarebbe il piano industriale che prevede la chiusura dello stabilimento di Casoria ed il trasferimento della sede legale in provincia di Varese. Sindacati uniti per salvare la Alenia. Un migliaio i lavoratori che a Pomigliano ha preso parte al corteo partito dalla Rotonda Alfa Romeo e conclusosi al Comune. Ai lavoratori non piace il piano industriale che prevede la chiusura dello stabilimento di Casoria e il trasferimento della sede legale in provincia di Varese. Alla manifestazione hanno partecipato gli operai di Pomigliano, Casoria, Nola e Capodichino. Un migliaio gli esuberi in Italia, 500 quelli in Campania, secondo i sindacati che guardano al prossimo appuntamento nel quale sarà affrontata la vertenza il 3 novembre a Roma, lo sottolinea ai nostri microfoni Arcangelo Caputo, rappresentante della CISL. Era un vero federalismo industriale che stava avvenendo e sta avvenendo e sta sotto gli occhi di tutti. Ad oggi i politici non hanno dato nessuna risposta, sembra che sia stato solo, diciamo, una passerella, che noi quando le cose le facciamo con serietà perché ci crediamo, perché questo territorio ci sono molti giovani che possono perdere il posto di lavoro. Cioè il piano della Finmeccanica, a prescindere dall'Alenia, è tutto un piano di ristrutturazione, quando si parla di ristrutturazione si parla di perdita di posto di lavoro. E poi da un lato si ipotizza di mettere le pensioni a 67 anni, quando facciamo, diciamo, forzatamente spingono la gente ad andare a casa, quindi tutto addosso a carico del governo, tutti questi carichi di cassa integrazione. Al termine del corteo i lavoratori hanno strappato all'amministrazione comunale la promessa della riunione di un consiglio straordinario e monotematico per il quale verrà richiesta la presenza di rappresentanti della provincia di Napoli e della regione Campania. Il parlamentino si riunirà il 5 novembre, due giorni dopo l'incontro dei sindacati e dei lavoratori con i vertici dell'azienda previsto per il 3 novembre. Ai nostri microfoni Giovanni Sgambati, segretario generale UILM Campania. Ci sono risorse a partire dall'evasione fiscale, ma soprattutto i costi della politica. Ci sono grandi risorse da destinare allo sviluppo se vogliamo dare una prospettiva a questo Paese. È sempre lunedì, sono stati concessi gli arresti domiciliari al deputato del PDL Alfonso Papa, detenuto per oltre 100 giorni nel carcere di Poggioreale. L'ex magistrato era stato arrestato nel luglio scorso per la cosiddetta, nell'ambito dell'inchiesta sulla cosiddetta P4. Sentiamo. Dopo più di 100 giorni trascorsi nel carcere di Poggioreale, il deputato del PDL Alfonso Papa ha ottenuto gli arresti domiciliari. Grazie al parere favorevole alla concessione dei domiciliari da parte della Procura di Roma e dal GIP, dopo il Tribunale di Napoli, l'ex magistrato si trova da 3 giorni nella casa dei genitori di Via Cilea, nel quartiere Vomero. Arrestato lo scorso mese di luglio nell'ambito dell'inchiesta sulla cosiddetta P4, a Roma Alfonso Papa è anche indagato per un episodio di concussione, oltre ai reati di corruzione ed estorsione di cui l'accusano i PM napoletani. Per i giudici della prima sezione del Tribunale di Napoli, gli arresti domiciliari sono stati disposti perché non è più ravvisabile alcun concreto pericolo di inquinamento delle prove, dato che il procedimento è ormai giunto alla fase dibattimentale. Ha scelto invece la strada del patteggiamento e per questo è tornato in libertà Luigi Bisignani, l'ex piduista al centro dell'inchiesta sulla presunta associazione segreta P4, finito nell'ambito della stessa agli arresti domiciliari. Per i PM della Procura di Napoli è proprio il lobbista, il perno di un sistema informativo parallelo, un'associazione per delinquere finalizzata alla gestione di notizie riservate, appalti e nomine, è in grado di fare pressioni sugli organi costituzionali. E come ogni anno per le celebrazioni dei defunti, il Comune di Napoli ha varato un dispositivo antitraffico. Alcune strade in prossimità delle aree cimiteriali sono state chiuse e la sicurezza garantita da più di 200 vigili. Oltre 200 vigili in strada per evitare caos e disagi nel giorno di ogni santi. I caschi bianchi sono chiamati gli straordinari
in particolare nelle aree dei cimiteri che domani, 1 novembre, saranno prese d'assalto da migliaia di napoletani. Il Comune di Napoli ha varato un dispositivo di traffico temporaneo in vista della commemorazione dei defunti per garantire sicurezza e vivibilità nel giorno del tradizionale pellegrinaggio al carro estinto. La chiusura al traffico di alcune delle principali strade poste a ridosso dei cimiteri e il potenziamento del servizio autobus nella zona di Poggio Reale sono le principali misure predisposte dall'assessorato alla mobilità per facilitare gli spostamenti dei cittadini verso le zone dei cimiteri. L'accesso agli ingressi sarà consentito solo ai veicoli autorizzati, ai mezzi del trasporto pubblico e alle auto che trasportano persone disabili. Nell'ambito delle celebrazioni l'Arcivescovo di Napoli, Cardinale Crescenzio Sepe, prima celebrerà al cimitero di Poggio Reale una funzione per il giubileo delle arciconfraternite, poi officerà la concelebrazione eucaristica. Marica, nel giorno della notte proprio di Halloween, la camorra entra in azione indisturbato. Infatti un killer uccide un pregiudicato di 46 anni all'interno di un circolo ricreativo nella zona della Marina. Altre due persone restano ferite. Sentiamo. Il killer di camorra questa volta ha approfittato della festa di Halloween e si è travestito da strega. Un travestimento che non ha destato sospetti, ma che si è rivelato fatale per la vittima. A morire dopo il ricovero al vicino ospedale Salvatore Rispoli, 46enne, in passato conti in sospeso con la giustizia per associazione mafiosa, forse al centro di attività di contrabbando. Il posto dell'omicidio è a due passi da Via Marina, nei pressi di un circolo ricreativo intitolato al capitano del Napoli, Paolo Cannavaro. Una dinamica singolare ma allo stesso tempo chiaramente di stampo camorristico. È proprio su questi punti che si concentra adesso il lavoro degli investigatori della squadra mobile della Questura di Napoli, che intendono accertare se il movente del delitto sia legato al passato di Rispoli o invece ad azioni compiute negli ultimi tempi, magari a qualche sgarro. Le modalità dell'agguato sono quelle di una vera e propria esecuzione, ma non si esclude nessun'altra ipotesi partendo dagli ambienti della criminalità organizzata e del contrabbando di sigarette. Due i feriti nell'agguato, ma probabilmente la vittima predestinata era proprio Rispoli. Sotto i colpi del killer, forse giunto a piedi, che potrebbe aver avuto un complice in moto, finiscono anche Antonio De Vita e Luigi Papi, feriti all'addome e trasportati all'ospedale Loreto Mare. Illeso il proprietario del circolo, ora sottoposto a sequestro dalla polizia, che espone l'insegna Club Napoli, sezione Case Nuove. A terra gli uomini della scientifica recuperano 7 bossoli di una pistola calibro 9. Le indagini potrebbero avvalersi del contributo delle telecamere di alcuni negozi della zona tra i palazzoni di Via Serio, vicino all'ospedale Loreto Mare, alle spalle di Via Marina. Ma il travestimento potrebbe aiutare il killer. Sai, purtroppo, Francesca, l'informazione di mercoledì si è aperta con un altro episodio altamente drammatico. A Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, sono infatti morti due operai che stavano scavando un pozzo a 10 metri sottoterra, operazione che avveniva, pensate, senza il rispetto di alcuna norma di sicurezza sul lavoro. Si sono spente a 10 metri sottoterra le vite delle ultime due vittime del lavoro a Napoli. A Somma Vesuviana, due operai originari di Ottaviano sono morti in un pozzo che stavano scavando senza le autorizzazioni di legge, senza il rispetto di alcuna legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e per giunta in uno sperduto viale destinato a zona agricola, ma occupato da un caseggiato abusivo. Il titolare della ditta, Antonio Annunziata, 63 anni, secondo fonti dei carabinieri di Somma Vesuviana, è morto per asfissia nel tentativo di salvare il suo operaio, Alfonso Peluso, di 44 anni, anche lui morto per asfissia. Con loro un terzo lavoratore extracomunitario che ha allertato i pochi residenti presenti al momento dell'incidente, la cui dinamica deve essere ancora avvalorata dal risultato dell'autopsia. Il figlio della proprietaria dell'abitazione, che avrebbe dovuto essere servita dal pozzo contro il rischio allagamenti, ha tentato invano di tirare i due operai fuori dal buco profondo circa 10 metri. Tempestivo l'intervento dell'autoambulanza, ma all'arrivo dei soccorsi Peluso e Annunziata erano già deceduti. I lavori dalla costruzione del pozzo erano cominciati circa una settimana fa. Unica indagata risulta la donna che aveva commissionato i lavori alla ditta di Antonio Annunziata. E dalla zona del Vesuviano ci trasferiamo invece a Massa Lubrense, dove la Guardia di Finanza arresta un 43enne. Pensate, aveva occultato nel suo orto un chilogrammo di marijuana. Droga nascosta tra verdura e ortaggi. Ugo Amitrano, 43 anni, residente a Termine, una frazione di Massa Lubrense, è stato arrestato dagli uomini della Guardia di Finanza del gruppo di Torre Annunziata.
Un chilo di marijuana occultata nell'orto della sua abitazione, sostanza stupefacente che se immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre 100.000 euro. L'operazione nasce dall'intensa attività delle Fiamme Gialle per la prevenzione degli illeciti, lo sottolinea ai nostri microfoni il colonnello Fabrizio Giaccone. L'operazione rientra in un incremento già importante del controllo del territorio, dell'attività di polizia investigativa, quindi sviluppo di informazioni, controllo del territorio che ha portato all'esecuzione di questa attività, quindi concentrazione e anche il fatto che in maniera molto più semplice c'erano state segnalazioni, erano state notate un via vai di ragazzi, comunque di persone nella zona ingiustificate perché non c'era presente alcuna attività commerciale o comunque alcuna attività che giustificasse questo movimento, e quindi sviluppo di questa attività di intelligence che ha portato a questo brillante risultato. L'informazione di giovedì comincia invece con il blocco totale dei trasporti che ha provocato forti disagi per migliaia di utenti che quotidianamente usufruiscono dei mezzi. Lo sciopero è stato deciso in seguito al mancato pagamento degli stipendi di ottobre. La soluzione si troverà domani nel corso di un incontro tra banche e aziende di trasporto e Regione Campania. Intanto la frittata è già stata fatta. Blocco totale senza preavviso questa mattina per il servizio ferroviario di Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea. Migliaia di utenti tra pendolari che dovevano raggiungere i posti di lavoro e studenti non hanno potuto utilizzare i treni che collegano diversi centri dei comuni delle province di Napoli, Salerno e Avellino e la zona Flegrea con la città. L'agitazione improvvisa è stata decisa in seguito al mancato pagamento degli stipendi di ottobre e l'assenza di date certe sulla loro erogazione. I lavoratori hanno anche dato vita a un presidio davanti alla Regione in via Santa Lucia e a Napoli una protesta nella stazione cumana di Fuorigrotta. Carlo Giordano, segretario regionale Faisa Cisal. E quando non arriveranno gli stipendi, i mezzi non usciranno. Per trovare una soluzione al pagamento degli emolumenti ai lavoratori è stato convocato per domani un incontro con le banche creditrici e le aziende interessate. La Regione Campania, che è proprietaria dell'EAB, che gestisce la Circumvesuviana, fornirà le garanzie necessarie affinché gli istituti di credito sblocchino i fondi accreditati dalla Regione e bloccati dalle banche a causa dello sforamento del fido da parte delle aziende. Fondi destinati al pagamento degli stipendi per una cifra pari a 12 milioni e mezzo di euro. L'amministratore delegato dell'EAV chiederà inoltre alle banche di conoscere entro quanti giorni potranno erogare gli stipendi, garantendo il pagamento di quelli di ottobre ma anche dei mesi di novembre e dicembre. Un giovedì molto intenso, Marica, anche dal punto di vista della cronaca nera. Infatti...